Vedi? Ma che vedi, bravi, vedi, ma che vedi bravi. Cosa ci vuole per far divertire? Un po' di cattiveria. Queste cose anche fatte per scherzo mi mettono una tristezza, bravo. Guarda. Felice, siediti qua, dai. Eh no, mi dispiace, qui c'è il signor Conti. Prego. Qui c'è il signor Conti. Signor Conti, si accomodi allora. Allora tu, Felice, ti siedi qui sul gradino, prego. Perché qui... No, sul gradino no, deve passare la gente. Per terra, per piacere. Metti per terra. Si siede per terra, ecco, un po' di fianco perché sennò non passa nessuno. Ma il modo di trattare gli ospiti. Hai visto che la gente si è divertita, applaudito, a uno sketch cattivo. Ma in televisione è così, certo, alla fine dello sketch c'è l'applauso, c'è la risata. Vabbè, cosa c'entra? Ma quello che diverte davvero è l'umorismo che non lascia l'amaro in bocca. Il cosiddetto fine umorismo. Sì, fine umorismo, te lo raccomando. Senti cosa dice Pitti Grilli. Dimmi. Quando l'umorismo vorrebbe esserci ma non c'è, allora lo si definisce pietosamente fine umorismo. Ecco. Bene. Però Trilussa dice che l'umorismo è lo zucchero della vita, quindi una cosa dolce, una cosa buona. Sì, però aggiunge subito quanta saccarina in commercio, che è una battuta satirica. Sentiamo il parere di uno che se ne intende, vieni. Sì. Una persona qualificatissima per parlare di umorismo, Marcello Marchesi. Marcello Marchesi, come sapete tutti, è un noto umorista. No, un momento ragazzi, lasciamo perdere la parola umorista, mi raccomando, lasciamola aperta. Ma perché in Italia umorista è un aggettivo squalificativo, quindi niente, non parliamo di umorista, parliamo d'altro. Ma comunque. Ma sì, lo so, quando ero giovane avevo una vena umoristica, adesso ho una vena varicosa, le cose cambiano, sai, col tempo. Vabbè, senti, comunque tu sei per l'umorismo buono o cattivo? Ma oddio, ti dirò che quando io ero giovane ero per l'umorismo buono, elegante, fine, da salotto, quello detto da signori molto. Per bene, a un pubblico molto per bene, e questo umorismo prendeva in considerazione con molto distacco le incongruenze del mondo. Succede però che le incongruenze del mondo oggi sono diventate così allarmanti e così pericolose che l'osservazione non è più tanto distaccata e il sorriso diventa quasi un ghigno. Io penso che oggi sia il momento per l'umorismo più graffiante, più toccante, l'umorismo che contesta, l'umorismo che smitizza, l'umorismo che spara a zero. Sentiamo un po' un parere di un gruppo. Voi Cetra, siete per l'umorismo buono, immagino. Ma guarda, io personalmente sono d'accordo con Marchesi, l'umorismo cattivo. No, io no, l'umorismo buono. Giusto. Per l'uno e per l'altro. Sì, io sono per il buono e per il cattivo. Solo l'umorismo sui calvi non mi fa ridere. Bravo. Senti, ma alla vostra età, chissà quante cose potreste dire. Non essere villano, questi sono i miei ospiti. Ecco. Lasci i tuoi ospiti, io ce la colli. Adesso lui ha la colli. Sì, ho la colli proprio. Te la colli. L'ombretta colli, guarda. Non vorrei portarmi l'ombretta come esempio di umorismo cattivo, la colli è buona. Accidenti se buona. Ma non in quel senso lì. E in che senso allora? Nel senso buono. Appunto, dicevo nel senso buono. Appunto. Smettila, se no ti arriva un pugno adesso. E tu Ombretta, cantaci una delle tue canzoni simpatiche, allegre, umoristiche, ammesso che lo siano. Beh, non fare cattivo tu adesso, no, Renato. Scherzando. Io cerco di fare una canzone abbastanza divertente, come l'ultimo filone che ho iniziato. Questa canzone drammatizza un po' tutte le situazioni d'amore che generalmente vengono proposte nelle canzoni e si intitola Amore e fame. Amore e fame. Benissimo. Questa è la storia di un amore come ce ne sono tanti. La cosa strana è che il mio amore è nato e cresciuto nei ristoranti. All'amore che viene che va. All'amore che effetto mi fa. La prima volta che l'ho visto stavo mangiando un fritto misto. Da quella volta non l'ho più incontrato, ci trovammo di fronte a un brasato. Lui non osava, gli feci coraggio e gli sorrisi tagliando il formaggio. Mi prese una mano, era già innamorato, io con quell'altro mangiavo il gelato. All'amore che vien che va. All'amore che fuego mi fa. Un giorno arriva e mi fa un inchino, stavo facendomi uno spuntino. Aveva in mano un mazzetto di viole, un po' commosso ordinai due bracciole. Ero davvero molto contenta, con le bracciole arrivò la polenta. Lui era lì, mi guardava negli occhi, presi una doppia porzione di gnocchi. All'amore che vien che va. All'amore che effetto mi fa. Poi ci vedemmo in un altro posto, io divoravo un bel pollo arrosto. Lui mi parlò e mi fece la corte, io sulla lista sceglievo le torte. Poi mi invitò nella sua alcova, io per prudenza portavo due uova.
quando a casa fummo soli mi preparai una pasta e fagioli. All'amore che viene che va, all'amore che effetto mi fa. E mi ricordo era già primavera, distrattamente mordevo una pera. Era un ragazzo dal viso leale, mi venne voglia di un po' di maiale. A un certo punto parlava di nozze, io per gradire mi presi due cozze. Quando più tardi ci sposammo, ero ingrassato di qualche grammo. All'amore che vien che va, all'amore che effetto mi fa. All'amore che vien che va, all'amore che effetto mi fa. Bene, bene, bene. Bravo Ombretta. Un piccolo presente in così. Per rimanere in atmosfera con la canzone. Senti, con la canzone. Renato ha mangiato un pezzo di prosciutto mentre ascoltava. Beh, adesso col vino perché sennò poi comincia a disturbarci. Ecco, senti Ombretta, io volevo chiederti una cosa. Tuo marito, Giorgio Gaber, è per l'umorismo buono o per l'umorismo cattivo? Ma sai, dipende un po' dalle canzoni. Oddio, è caduto il piatto. L'ho detto. Ecco qua, anche il prosciutto. Dunque, dipende. Ci sono certe canzoni in cui lui sfrutta questa vena buona, come per esempio nel Cerutigino oppure nel Trani Gogò. Altre volte invece sfrutta la vena un pochino più, più triste, più cattiva. E quando sfrutta questa vena qui, diciamo che è un personaggio pieno di sfaccettature. Da una parte il signor G e dall'altra parte Giorgio Gaber.